Oggi ci troviamo nel Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, precisamente sulla piana di Campo Imperatore, e vogliamo raggiungere il Monte Brancastello, passando per Vado di Corno e una parte del Sentiero del Centenario, un'escursione che si presta ad essere molto panoramica. A dopo! Continua a salire, siamo in prossimità della vetta del Monte Brancastello. Alessandro e un altro amico sono più avanti, ma ci siamo. Quest'ultimo pezzo è un po' più ripido, però tutto sommato il sentiero è tranquillissimo. A dopo. Allora ragazzi, come va? Alessandro? A posto, grande Alessandro. Grazie, grazie a voi della compagnia che è sempre stupenda e fantastica ogni volta che saliamo. Tempo bellissimo. Giornata ottima oggi. Qualche nuvolina giù verso il Corno Grande, ma niente di... ci siamo. Tranquilli, tranquilli. Saliamo, dai, Si sale, si ci sale. siamo, dai. Scesi dalla vetta del Monte Brancastello e adesso ci dirigiamo su Pizzo San Gabriele, molto ma molto panoramico. Poi faremo rientro alle automobili. Eccoci su Pizzo San Gabriele. Dai, Enzi. Scesi da Pizzo San Gabriele, adesso torniamo alle macchine. Passeremo
lungo questo sentiero in mezzo a costa. Non so se si vede dalla GoPro, anche perché si sta alzando un po' di umidità dal terramano e quindi potrebbe dare fastidio. Le condizioni di visibilità possono cambiare nel giro di pochi minuti, quindi bisogna sempre stare attenti e considerare sempre questa eventualità. Ed ecco qua che il corno grande non c'è più, ribadendo quello che ho detto prima, cioè che in montagna bisogna stare attenti agli improvvisi cambi, soprattutto non solo di condizioni meteo, ma anche di condizioni di visibilità. E probabilmente un po' di nebbia la beccheremo anche noi a rientrare, ma il sentiero è molto ben tracciato, come potete vedere, quindi non ci sono particolari pericoli. Ragazzi, abbiamo appena salutato il nostro amico Alessandro e ci avviamo a tornare alla macchina. L'escursione di oggi è finita. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, come sempre mettete mi piace, condividetelo e diteci che cosa ne pensate nei commenti. Ciao! Ciao!